innanzitutto sulle condizioni di Tony, è andato, sembrerebbe meno grave del previsto, questa è la nota lieta. Adesso è andato a fare un'ecografia di controllo e poi vedremo. Le volevo chiedere, l'immagine di Pizzardo che al 92esimo recupera palla su Diego e proprio il cross, è un po' la differenza che c'è stata in campo tra le due partite, cioè le due squadre, cioè la mentalità battagliera della Roma fino all'ultimo minuto e quella delle due forse un po' più mobile? Ma non lo so, io penso soltanto alla mia squadra. La mia squadra deve avere questo tipo di atteggiamento sempre, quello che io chiedo a loro durante ogni seduta di allenamento, perché dico sempre, ricordo loro sempre che come ti alleni poi dopo giochi. Per cui noi volevamo spingere sull'acceleratore proprio nell'ultima mezz'ora. Dopo aver preso gol, in pratica era il segnale che dovevamo attaccare con tutte le nostre forze. Una caratteristica del suo squadra è che lottano sempre fino alla fine. Lei quest'anno con la Roma, anche nello scorso anno, ha ribaltato parecchi risultati, o comunque ha vinto all'ultimo. È un fatto di condizione atletica, oppure di mentalità di lei? Di tutte e due, perché se tu non hai quella mentalità non ce la fai, se non ti sorregge la condizione atletica non ce la fai, per cui ci vuole innanzitutto l'abilità dei giocatori, e non dimentichiamolo mai, perché i veri attori sono loro. E poi ci vuole un po' tutto, però sono gli attori, i principali artefici sono loro. Prego. Buongiorno. Torniamo indietro di quello che è più bello, dice che prendono con la Juventus o il derby con la Lazio. Sono stati 3 punti e 3 punti, sono stati 6 punti che abbiamo messo in classifica. La vittoria è bella, quando si vince ha sempre un buon sapore, e noi che venivamo da periodi di sconfitte, di contestazioni, e avendo conosciuto l'amaro, il dolce lo riconosciamo subito. Per questo ricordo sempre ai ragazzi che dobbiamo ricordarci invece quando mandavamo giù bocconi amari. Passando invece alla qualità, nella lista dei convocati non ci sono Totti e Vucinic che non si sono allenati, un problema diciamo post Torino? Sì, un problema. Francesco lo sapevo, per questo non volevo farlo giocare. Per fortuna adesso dico, ha giocato. Però insomma ha bisogno di recuperare, perché sennò non è pronto adesso per fare le 3 partite settimanali. E invece Vucinic è un po' di botte, un po' di acciacchi vari, per cui devo mettere gente che corra, perché domani sarà una gara molto ma molto difficile. Il Catania sta attraversando un momento, credo il momento più bello di questo campionato, per cui domani ci vorrà la miglior Roma per fare sua la partita. Ma io credo di sì, magari non avrai 90 minuti, ma insomma sapete che stasera decido in tutta tranquillità, però insomma vediamo. Grazie. Prego. Ci può essere il rischio, secondo lei, di avere ancora addosso questa euforia che è sicuramente positiva tra tutti gli appunto dopo questa straordinaria gara? Ma il rischio ci potrebbe essere, e allora significa che ancora non siamo squadra. Una squadra forte deve saper subito ripulire il cervello e mettersi subito in contatto con la nuova realtà. La nuova realtà ci dice di un Catania che ha giocatori velocissimi, che giocano a 1000 all'ora, che verrà qui a chiudersi e a ripartire con le sue geometrie rapide, veloci, per cui se noi non saremo concentrati al 100% usciremo dalla Coppa Italia. Noi invece vogliamo andare avanti. Vogliamo andare in finale, vogliamo far bene, però dobbiamo essere squadra. Dirmi almeno se ci sarà un ampio turnover e con l'Irassi e almeno prenderà appunto Doni? Non ci sarà ampio turnover. Mister,
pensare un attimo a Juventus Roma, secondo me la cosa inquietante per la Juventus, no? Ma questo è spirito? Sto dicendo, secondo me dopo il Real di Roma la cosa inquietante per la Juventus, e questo ci interessa meno in questo contesto, è stata che la Roma ha espugnato Torino non dando il massimo, secondo me è stata una Roma non grandissima, ha fatto meglio in altre occasioni, secondo me è stata una buona Roma, questa è inquietante per la Roma, confortante per lei, perché secondo me ci sono ancora dei margini di miglioramento. Le dico una cosa io, nella prima parte della partita secondo me i centrocampisti esterni bassi accompagnavano un po' poco la fase offensiva, secondo me in quel momento a livello di spinta si poteva fare qualcosina di più. Non so se è d'accordo con me, e comunque che tipo di margini di miglioramento vede? No, sono d'accordo a metà, è vero, non abbiamo fatto la nostra gara solita, siamo stati un pochino troppo timidi. Ero io che gli avevo detto di, a un certo punto vedevo che la Juventus aveva preso in mano le redini del gioco, gli avevo detto io di non, soprattutto a Perrotta, di attaccare al momento giusto e di non andare ad accompagnare sempre. E poi ho proprio cambiato la posizione di Simone, l'ho portato largo a sinistra, perché sennò era costretto sempre Daniele ad aprirsi a sinistra. Però sono d'accordo, perché non siamo stati timidi. Siamo stati timidi e non abbiamo tirato molto in porta. Un'altra cosa, calcio ci dà poco tempo perché si gioca ogni tre giorni. Lei ogni tanto riguarda indietro i primi di settembre, guarda adesso, si guarda allo specchio e dice quanto sono stato bravo? No, perché so che come lo penso si perde. Non guardo mai indietro, se non per ricordarmi l'amaro, le contestazioni. Io credo che un uomo, un giocatore, debba avere sempre il giusto equilibrio, per cui nei momenti bui deve pensare in positivo, nei momenti belli deve pensare che ci sarà anche l'altra faccia della medaglia. Ultima cosa per me, da quando è arrivata oggi vede la società migliorata? Vedo sempre la stessa società, una società che ama la sua squadra e cerca di fare il massimo per lei. Definita un mazzone moderno però con la stessa tigna, cosa ci si rivede? Mi fa piacere, siamo romani. E stando sempre alle dichiarazioni di Totti, lui è stato insomma abbastanza insultato durante la partita alla Juventus, si è paragonato in certo senso a Balotelli, diceva magari non sono di colore però subisco anche io questi trattamenti, magari bisognerebbe sottolineare anche queste situazioni, non soltanto quando succede all'imprevista. Sì, è vero, però credo che sia vero il contrario, cioè tante volte non c'entra il colore della pelle, ci sono degli insulti a prescindere dal colore della pelle, per cui bisognerebbe vedere altre cose. Francesco ha ragione, però io conoscendo lui so che più lo insultano e più si carica, per cui non dico insultatelo, però insomma tante volte gli insulti sono anche stima, paura dell'avversario, no? Ma è quello che dico sempre, ma perché prendersela con gli avversari invece di fare il tifo per la propria squadra? È la cosa più bella. Nell'ultimo ore sembra che Motta debba andare al Manchester City, appunto il Manchester City lo sta cercando in maniera insomma forte, volevo chiedere se andrà alla fine il giocatore. Non lo so, mancano pochi giorni, aspettate e vedrete. Sapete che non parlo mai di mercato, insomma. Però a quel punto ovviamente sulla destra ci sarebbe soltanto Sisinio, è anche una questione numerica, lei pensa che Burtisso poi possa fare l'esterno? È una questione numerica, avere tre esterni destri mi sembra troppo per una squadra di calcio. Più Burtisso che all'occorrenza lo può fare. Restando in tema di mercato, l'infortunio di Toni può cambiare le valutazioni sul Batista? Io non cambio le valutazioni su nessuno, io ho sempre detto che mi piacciono le rose giuste, per cui l'infortunio di Toni, poi mi auguro che le sensazioni siano del tutto positive così come le ho ricevute io, per cui non cambia. Poi volevo chiedere se nella sua lunga esperienza le era mai capitato di essere accolto all'aeroporto dopo una, diciamo, tra virgolette, semplice vittoria.
Non ricordo, io i ricordi belli li tolgo e mi gusto quelli ultimi, per cui mi è piaciuto molto. Sono stati un pochettino calorosi, ma insomma meglio così che vengono caldi d'amore e non incazzati neri. Vedendo invece il derby di ieri sera, le sembra che Inter e Milan siano ancora su un altro pianeta rispetto a voi o secondo lei la Roma si è avvicinata? Io credo che l'Inter sia... Io credo che la classifica risponde al vero. L'Inter è una grossa squadra, con giocatori di grandissimo spessore caratteriale, oltre che tecnico, perché se no non stai da 3 anni lassù. E Mourinho sta facendo veramente un ottimo lavoro, perché se è difficile vincere, è difficile rivincere. Per cui sta facendo veramente un gran lavoro. Ultima cosa, Mourinho stavolta secondo lei aveva ragione a lamentarsi dell'arbitro dopo la partita, insomma. Ma non mi lamento dei miei, mi vado a lamentare di quello degli altri. Bene. Buongiorno mister. Buongiorno. In caso dovesse fare giocare Menezza, si aspetta qualcosa in particolare dalla prestazione di domani? Da Menezza? Sì. Che faccia Menezza? Se fa lui, si fa se stesso, se dovesse giocare e facesse se stesso, io sarei l'uomo più felice del mondo. Prego. Buongiorno mister. Non la trovo. Anzitutto una curiosità, lei aveva detto vado su giustamente senza alcun spirito di rivalsa, però poi pare che non abbia salutato alcun dirigente bianconero, così? Certo. Se non li incontro, come faccio a salutarli? Ah, poteva essere stata una scelta, No, io non cambio mai strada. No. Io posso guardare sempre tutti a testa alta e negli occhi, sempre. L'altra curiosità è legata invece proprio al campo, alle sostituzioni. E contro il Genoa ne ha effettuate 2 dopo il 90esimo, contro la Juventus è soltanto Totti entrato per sostituire l'infortunato Toni. È una scelta dovuta a cosa? È diverso rispetto all'inizio quando cambiava spesso, ricordo col Napoli addirittura si chiude quasi in 9 perché aveva scelto la terza sostituzione a inizio di ripresa, adesso sostituisce meno. Ma non faccio questa cosa di statistiche, quando vedo che le cose vanno lascio andare le cose, quando sono sicuro che non cambiando non ho la sicurezza di una cosa ancor più positiva di quella che sta accadendo, non vado a cambiare. Perfetto. L'ultima curiosità riguarda la preparazione atletica, nello specifico per quanto riguarda Mixes che non gioca da un po', se può giocare domani, e in generale, diceva prima, il Catania attraversa forse il miglior periodo di forma, probabilmente anche la Roma fisicamente sta meglio, molto meglio di come l'avevamo vista nell'ultimo anno e mezzo. Quanto può durare, considerato che ha iniziato prima di tutte e considerato che manca ancora tanto alla fine? Ma mi auguro che duri fino alla fine. Ma è previsto qualche richiamo atletico? Li facciamo tutti i giorni i richiami. Prego. Buongiorno Claudio, avevi detto a gennaio cominciamo il curvone, no? Nel senso... E quando lo finiremo? Appunto, no. Vuol dire, adesso siamo... Non vi ricordate solo quello che vi fa comodo a voi, eh? No, certo. Ma voglio dire, adesso siamo proprio nel clou di questo curvone. La Roma ci arriva nel modo giusto, con la mentalità giusta, con la condizione giusta. Sta entrando in piena velocità nella curva fatidica. Non dobbiamo sbandare. Perché adesso da qui a febbraio c'è un mese ancora più decisivo, più importante di questo, sì. Perché ricomincia l'Europa League. Quindi... Tutto. E la squadra, l'organico che hai a disposizione, credo che sia... Sì. È idoneo. È idoneo, sì. Visto appunto la necessità di dosare le energie per non sbandare. Domani le rossi pizzate potrebbero fare in campo ciascuno o comunque alternarsi? Potrebbero. Mi sembra una cosa. È una risposta, no? Buongiorno.